Oggi parliamo del libro Mio fratello e l'incubo dei dinosauri di Giacomo Mazzaglione. È un'autobiografia di Giacomo che racconta l'esperienza che lui ha vissuto personalmente nell'avere un fratellino di nome Giacomo con la sindrome Down. Questo libro mi ha fatto pensare al fatto che molte volte noi ci nascondiamo per paura di essere giudicati da qualcun altro. Giacomo all'idea di avere un fratellino più piccolo era molto felice, però crescendo iniziò pian piano a pensare come verrà giudicato dal mondo, dalle altre persone, avendo un fratellino così. Parlando con un suo amico, disse: tu non hai paura di come il mondo giudicherà Giovanni, ma di come giudicherà te. Giovanni, al contrario di Giacomo, se ne frega dell'opinione altrui e vive il presente senza pensare a conseguenze future. In questo mondo si dà troppo spazio all'apparenza, quando dovremmo accettarci così come siamo. Per finire, vorrei riportare una frase che mi ha colpito appena l'ho letta. La gente prende in giro ciò che non capisce, ciò di cui ha paura. Per chi non piace leggere, vi lasciamo questa piccola scena del film, che magari vi creerà un minimo interesse in questa storia. Ma come è conciato, Jack? Credo che si sia innamorato. Sì, eh? Sì, sta ore in bagno a sistemarsi la frangia. Poveraccio, del resto a quell'età le ragazze sono molto più avanti. Anche dopo. Anche dopo. Sì, andiamo. Troppo piano, va. Dai, coraggio, Gio. Perché va così piano? Ha paura. Coraggio. Dai! Non tornare indietro! Sta finendo il tempo, interveniamo. No, no! No! Non intervenite voi! No. Vai, Gio! Guarda, ce la fa!